Andiamo a vedere subito, mamma, vieni. Cos'è quella, Luto? Adesso Aurora è nelle mie mani. Se avete il coraggio, venite a prenderla. Luto. Luto. Dobbiamo andare a salvare Aurora, Luto. Piano. Ti ricordi quando tu e Aurora siete entrate in quella porta? Dove vi siete teletrasportate? Non lo so. Una città antica. Era una città antica? Allora sicuramente si teletrasporteranno lì. Dobbiamo andare anche noi, Ludo. Siamo qui, Ludo. Ma che posto è questo? Ma che bello! Ludo, hai visto quel campanile lassù? Ma non è che Aurora è lassù? Come facciamo ad arrivarci? Non lo so. Dobbiamo trovare assolutamente Aurora. Qui non vedo neanche la sua zampina. Mamma, guarda lì! Cos'è, Ludo, questo? Oh! Mamma mia, che paura, Ludo! Ma che paura? Ma cosa c'è scritto qui sopra, Ludo? Guarda qui, ci sono scritte tante cose. Ma non si capisce niente, Ludo. 1661-1747, 1881-1958, ma che date sono queste? Ludo, secondo me in casa nostra è entrato qualcuno che viveva in un'epoca lontana, quando noi ancora non eravamo nate. E cosa vorrà da noi? Andiamo, andiamo Ludo, andiamolo a cercare. Qui dentro? E nell'acqua! Aspetta, Ludo, ma questi sono degli scavi antichi. Ludovica, dobbiamo capire perché questa persona è entrata in casa nostra e cosa vuole da noi. E perché ha rapito Aurora? Mamma, andiamo, dobbiamo salvare Aurora. Andiamo, andiamo, Ludo. Perché io e voi non ci arrendiamo mai. Ma sì, amore, la troveremo, non ti preoccupare. Non torniamo a casa se non troviamo Aurora. Andiamo. Mamma, me lo ricordo questo posto. Te lo ricordi, Ludo? Sì, andiamo. Dammi la mano, Ludo. Vive qui? Sì, perciò è chiuso con il cancello. Guarda, mamma. È tutto chiuso. Guarda. Ma non è che Aurora sta lì dentro? Mamma, guarda, si muove il cancello. Guarda qui, mamma. E si è portato Aurora lì dentro? Come la recuperiamo che è tutto chiuso qui, Ludo? Dobbiamo trovare la chiave. La chiave dobbiamo trovare? Sì. Ludo, vieni. Vieni, Ludo. Ludo, vedi lì cosa c'è? Sì. Quello sembra un passaggio segreto, guarda. Oppure una gabbia. È una gabbia? Sì. Non è che ha portato Aurora qui dentro, Ludo? Sì, c'è anche il tetto, è tutto chiuso, ma non possiamo entrare. Povera Aurora, dove sarà? E se fosse in quella torre lì su? Su quelle finestre? Guarda che è segreto. Cos'è questo, Ludo? Non lo so, non so neanche leggere. Forse Aurora è qui dentro. Adesso dovete entrare. Qui. Dobbiamo interpretare questa scritta, forse. Dobbiamo cercare di capire qual è il messaggio segreto. Ma...
Cosa c'è raffigurato qui, un leone? Sì, mamma, questo è evidente, è cattivo. Andiamo a vedere, dobbiamo trovarlo assolutamente. Mamma, guarda! Aspetta, guarda, guarda qui. Che posto mai è questo? Mamma, proviamo a salire queste scale. Proviamo a salire queste scale, vediamo dove ci portano. Sì, vediamo. Andiamo. Ma quante scale sono, Ludo? Ma voi già ci siete venute in questo posto? No. No? No. Sicura? Dove avrà portato Aurora, Ludo? Quel brutto cattivo, dove l'ha portata? Sali, sali, amore. Madonna, quante scale. Aspetta, Ludo, shh, fai silenzio, Ludo. Forse Aurora, Ludo. Oddio, Ludo. Ludo, Aurora ci sta chiamando, secondo me. Sarà Aurora? Sì. Ah, hai sentito, Ludo? Saliamo. Saliamo, saliamo. Mamma, ci sono altre? Cosa? Sono altre. Lì c'è una porta. Oh, Ludo, guarda qui cosa c'è. Non è che sta qui dentro? Ma che? Come ha fatto il mostro? Oh, lì c'è una porta, Ludo! E se l'ha portata lì dentro? Ma che? Guarda, non c'è nessun cancello. Come ha fatto? Questo posto è inquietante, Ludo. Guarda qui. È antichissima questa porta. Madonna mia, che posto. Ludo. Qui c'è un'altra porta, Ludo. Andiamo a vedere. Chi c'è qui dentro? No. Guarda, qui c'è una finestrella. Magari Aurora è qui dentro, Ludo. Chi può saperlo? Andiamo a vedere. Guarda qui. Ludo, vai a vedere lì. Cosa c'è lì dentro? Oh. Madonna mia. Mamma. È tutto arrugginito, non toccare niente, Ludo. Mamma, ho visto una porta prima. C'è un'altra porta? Sì. Oddio, quante porte ci sono? Eccola! Ah! Aurora! Auri! Auri! Auri, chi ti ha conciata così, Auri? Auri, dove sta Auri? Dove sta? Ludo, libera! Ludo, libera! Aurora! Aurora! Mamma, aiutatemi, per favore! Ludo! Auri, vai, Ludo! Vai, Ludo, brava! Io guardo se viene. Facciamo presto perché sta per arrivare. Io mi guardo intorno, vedo se arriva. Dai. Auri, Auri. Auri, finalmente, amore. Dove sta? Auri, dimmi dove sta. Mi pare che mi ha legato qua, poi è sceso giù e poi non so dove sia andato. Ma non è che ci sta guardando da una di queste finestre? No, 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 tranquilla, questo qua no. Da quella torre lì chi è che ci guarda? Ragazze, dobbiamo scappare, Ludo. Ma voi come mi avete trovato? Cioè, nel senso, siamo entrati nella porta magica di casa. Adesso dobbiamo trovare assolutamente una porta per tornare a casa, Ludo. Ma tu te ne sei accorta, vero? Dobbiamo scappare prima che arriva, ragazzi, andiamo. Scendete. Ah, no, okay, andiamo. Scendete, scendete. No, ho paura, mamma. Vai, vai. Ludo, l'abbiamo trovata, Ludo. Dobbiamo stare attente, ragazze, perché può arrivare da un momento all'altro. Adesso dove dobbiamo andare per tornare a casa? Mamma, mi ricordo io. Andiamo. Andiamo, andiamo. Ludo. Ok. Andiamo, ragazzi, andiamo. È questa, mamma. È qui che è siete questa, entrate? Mamma, sì, è questa. Sicuro? Attenzione. Sì, mamma. Ci troviamo in questa zona. È un po' bruttorella, guardate, mamma mia. Vabbè. Ma che è sto posto? Non lo so. In pratica noi... Aurora, ti devi ricordare la porta da cui siete entrate l'altra volta per ritornare a casa. Ludo, tu non la ricordi? No, perché non l'ho vista bene. Aspetta, mamma, io mi ricordo che nel posto che ci siamo teletrasportati io e Ludo, c'era un pozzo. Eh? Appena che c'era un pozzo. Non mi ricordo. Vabbè, andiamo a vedere, ragazzi, non perdiamo tempo perché... Via. Dammi la mano, dammi la mano. Aspettiamo. Oh, io non ho una cosa. Ragazzi, aspettate, vediamo se c'è. Andiamo. Guardiamo bene. Ragazzi, dobbiamo stare attente.
questi finestroni qui, chissà dove portano. Mamma, qui in pratica si entrava, c'era tipo questo arco, c'era questa lampada, tu entravi. Ragazze, dobbiamo fare presto, ragazze. E questo è il posto? E questo, ragazze? Sì, c'era questo. Madonna, mamma. Ragazze, vi dovete ricordare la porta prima che arriva. Quante porte? Ragazze, ho visto qualcuno, scappate! Scappate! Scappiamo! Scappiamo, ragazze, sta arrivando. I capelli lunghi, neri. Li aveva lunghi, neri? Come aveva i capelli? Già, aveva i capelli lunghi e neri. Scappiamo, scappiamo, scappiamo perché sta arrivando. Ci sta guardando da quella finestra, Aurora! Aurora! Aurora, vi dovete ricordare la porta! Ragazze, sta arrivando! Ragazze! Ragazze! Scappiamo! 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 Scappiamo che ci prende! Ragazze, vai. Ragazze, venite. Chiudi presto. Presto, ce l'abbiamo fatta. Brave ragazze, siamo riuscite a salvare Auri. Madonna, ci stava prendendo, ragazze, quel brutto cattivo. Per un pelo ce l'abbiamo. Perché lei se n'è accorta che mi ha preso il mostro? Perché sennò io rimanevo. Brava Ludo, che sei venuta a chiamare la mamma. Brava. Ragazze, che spavento ci stava prendendo. Per un pelo siamo riuscite ad entrare in quella porta. Ero con la mano così. Si stava quasi per catturare tutte e tre. No, non solo a me, ma a tutte e tre. Ci avrebbe catturato tutte e tre. Dopo come facevamo? Chi ci veniva a salvare dopo? Papi non sa questo posto, quindi chi è che ci veniva a salvare? Papà non sapeva niente. Ma se ti catturava anche a te, Lulu? È arrivato il momento di salutare. Non aprite più quella porta, ci siamo capite? Chi vogliamo salutare oggi, Auri? Oggi vogliamo salutare Maria Giustina, che ci segue dai nostri primissimi video. Ti mandiamo un bacione. Carmen Bortone, Rim, Noemi H3Nei. Poi Ludo, chi vogliamo salutare? Galave, Marcia e Carrotta. E poi vogliamo salutare Martina Canan, Emanuele Insigno e Laura Delia. Un bacione a tutte voi! Attivate la campanellina e lasciate tantissimi pollici in su! Fatelo! Ciao ciao!